Ciao a tutti, continuiamo con le lezioni e oggi torniamo alla letteratura italiana, quella del secondo Novecento, quella che in teoria dovrebbe servire per il concorso a cattedra. Ora, se si fa non lo so, perché ultimamente ho sentito che, visto l'emergenza, non si sa se si fa. Comunque, io intanto vado avanti, poi speriamo bene per tutto, sia per il concorso sia per il Covid, speriamo bene. Allora, alla fine degli anni 50 diciamo ci fu il superamento del neorealismo. Il neorealismo finì, ne abbiamo già parlato nelle lezioni precedenti, credo quella di Vittorini, quella di Calvino. Comunque era la corrente letteraria più importante dagli anni 40 fino alla seconda metà degli anni 50. Il primo diciamo romanzo vero e proprio post neorealismo fu Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, che è uscito postumo dopo la morte di Tomasi nel 58. E questo libro fu rifiutato, questo romanzo fu rifiutato da Vittorini, che gestiva la collana Gettoni per Einaudi. Ma non fu rifiutato perché Vittorini non aveva capito l'importanza di questo romanzo, ma fu rifiutato proprio perché l'aveva capita. Cioè, dire, Vittorini portava avanti una determinata cultura impegnata, politicizzata, e diciamo che cercava di incidere nella realtà, tipica del neorealismo. Invece Il Gattopardo era un romanzo pessimista, un romanzo per certi versi conservatore, e quindi lui non lo pubblicò per questo, perché lo vide come un passo all'indietro, diciamo così. Comunque, dopo il neorealismo si affermarono delle tendenze più intime, più soggettive. Il neorealismo invece era fortemente oggettivo, che si basavano sulla memoria, sul ricordo, sull'io narrante. E in queste tendenze, diciamo, letterarie possiamo inserire sia Elsa Morante. Ah, scusate, non l'ho detto. Cioè, di solito dico oggi parliamo di... Non l'ho detto, l'ho dimenticato. Oggi parliamo di Elsa Morante. E Elsa Morante è Natalia Ginzburg. Per adesso facciamo la Morante, la prossima volta parleremo della Ginzburg. Elsa Morante nacque a Roma nel 1912. La madre era una maestra di origine ebraica, il padre naturale era un siciliano di Palermo che però non la riconobbe. Fu riconosciuta dal marito della Morante, Augusto Morante, pur non essendo il suo padre naturale. Essa sin da giovane fu una ragazza particolare, molto, diciamo, rivoluzionaria, scusate, per quei tempi. Perché subito dopo il liceo, siamo negli anni 30, andò a vivere da sola a Roma, quindi per quei tempi una ragazza che si manteneva con le traduzioni, con il giornalismo, ai primissimi anni 30, da sola era un fatto non raro, di più, del tutto eccezionale. Nel 1936 conobbe Moravia e nel 41 lo sposò. È una storia d'amore, un matrimonio piuttosto complicato, molto burrascoso, anche perché, bisogna dire la verità, Moravia era un po' vallegrotto con le donne, aveva il vizio delle donne, e quindi la povera Elsa Morante ovviamente non vedeva di buon occhio questa situazione. E con Moravia però la Morante conobbe i grandi intellettuali del Novecento: Saba, conobbe Pasolini, conobbe anche la cerchia dell'Einaudi. E durante la guerra si rifugiarono a Fondi, un paesino del Basso Lazio, proprio per fuggire al nazismo e al fascismo, anche perché erano entrambi di origine ebraica. E nel 48 pubblicò Menzogna e Sortilegio, che è il suo primo romanzo, il primo capolavoro, è scritto... scusate...
meglio che tossisco a casa e non in classe, prima che succeda il panico generale. Scritto durante la guerra. Poi nel 57 pubblicò il suo, l'altro grande romanzo, L'isola di Arturo, e questa volta lo pubblicò con l'Einaudi, il primo no. Anche grazie all'interessamento appunto di Natalia Ginzburg, che già lavorava ad Einaudi e con la quale la Morante divenne amica. Dopo, negli anni 60, abbandonò un po' la scrittura e si dedicò al cinema. Lavorò con La Tuada, con Zeffirelli, fece anche una comparsa nel film Accattone, il primo film di Pasolini, non mi ricordo l'anno, 62 credo, non me lo ricordo. E fece anche delle colonne sonore per dei film del suo amico Pasolini. Sempre nel 62 conobbe ebbe una storia d'amore con un pittore americano, e abbiamo detto che nel frattempo Moravia si dava da fare, quindi a un certo punto lei si era, diciamo, stancata, anche perché a quei tempi ancora nel 62 non esisteva il divorzio, quindi dovevano forzatamente convivere. Solo che questo pittore poco dopo muore. Viaggia tantissimo negli anni 70, va in Cina, in Russia, in India. Per quei tempi viaggiare non era come ora. Andare in Russia adesso è una cosa semplicissima, basta prenotare l'aereo. Per quei tempi non era così. Ci volevano tantissimi visti e via dicendo. E viaggia anche con il suo amico Pasolini. Nel 74 pubblica un altro romanzo, La Storia. È un'opera di grande successo editoriale, ma di scarso successo di pubblico, e viene attaccata sia da destra che da sinistra. Anche il suo amico Pasolini le gioca un brutto tiro, perché fa una recensione negativa. Nell'82 pubblica il suo ultimo romanzo, Araceli, e nell'83 diciamo si ammala, dei problemi anche psichiatrici, tende il suicidio, ormai era malata e viene rinchiusa in una clinica. Morì nell'85 all'età di 73 anni. Allora, la Morante scrive soltanto 4 romanzi. La sua produzione appunto è limitata. Il primo negli anni 40, il secondo negli anni 50, negli anni 60 no, perché si dedica al cinema, gli anni 70 e gli anni 80. Ed è, diciamo, appartata, non è una scrittrice che fa parte delle grandi correnti letterarie. L'unico tramite con gli intellettuali del tempo era Moravia, dalla quale lei attinge molto. All'inizio se i suoi romanzi sembrano romanzi dell'Ottocento, quasi De Roberto, i romanzi di De Roberto, e quindi languidi, piuttosto melodrammatici, ma in realtà guardare bene non è così. Sanciscono la fine del neorealismo, perché hanno sempre l'elemento simbolico e l'elemento magico che ritorna. I temi sono pochi, 2 o 3, però sono temi importanti perché ritornano in tutta la sua produzione. Innanzitutto c'è il tema della famiglia e soprattutto il tema del rapporto tra madre e figlio, è un rapporto sempre molto complicato. E quindi le protagoniste sono quasi sempre donne, o adolescenti, o bambine, o madri, che cercano di uscire, di liberarsi dai preconcetti borghesi e moralisti che impongono alla madre un ruolo molto, molto, diciamo, chiuso, dal quale non si può scappare. E questo tema viene preso da Moravia, il tema della famiglia, e Moravia in centrale. L'altro tema è l'autobiografismo, solo che c'è autobiografia, elemento fantastico, elemento diciamo fiabesco, e proprio per questo è anti-neorealista. Poi abbiamo il mito dell'infanzia perduta, e lei c'è sempre la ricerca di questa infanzia. E come abbiamo già detto, i personaggi sono donne, sono bambini, ma sempre di umili origini, che vanno alla ricerca della propria infanzia. E in più c'è anche l'indagine psicologica. I personaggi vengono visti come quelli di Moravia,
vittima degli istinti primordiali, e quindi sesso e denaro si muovono sempre mossi da questi due istinti. Il primo romanzo, abbiamo già detto, Menzogna e Sortilegio, viene scritto durante la guerra, ma viene pubblicato subito dopo, nel 1948. Siamo in pieno neorealismo, eppure non è un romanzo, assolutamente non è un romanzo neorealista. È un romanzo piuttosto originale nella struttura, che non è cronologico. La protagonista, Elisa, dopo la morte della madre adottiva, Rosaria, riceve la visita nella sua stanza di notte di alcuni spiritelli che le raccontano la storia dei suoi antenati, una storia familiare. Quindi sì, è vero che c'è una storia familiare, però la struttura narrativa è piuttosto originale. Che questi membri della sua famiglia, a partire dalla nonna Cesira, hanno vissuto sempre nella menzogna. Quindi c'è, diciamo, le bugie che stanno alla base della famiglia, e il sortilegio, che sarebbe la magia, la parte fiabesca, che è l'altra parte importante di questo romanzo. È ambientato in Sicilia e la Sicilia rappresenta ancora una volta l'infanzia, perché il padre era palermitano e appunto, abbiamo già detto, c'è sempre questo tentativo di recuperare le origini, l'infanzia, e questo quasi è un tema tipico di Pavese, se vi ricordate. Il secondo romanzo, che è quello più importante, quello che ebbe maggiore successo, L'isola di Arturo, pubblicata nel 1957, e questa volta viene pubblicato con Einaudi, grazie all'interessamento, abbiamo già detto, di Natalia Ginzburg. È un romanzo di formazione, però un po' strano. Cosa sono i romanzi di formazione? I romanzi di formazione sono dei romanzi nei quali ci sono anche molti film di formazione. Il protagonista, dopo una serie di prove, riesce a raggiungere la meta. Queste prove sono dei momenti importanti della propria vita che supera, e attraverso questi insegnamenti poi alla fine si forma il personaggio. Di solito i romanzi di formazione vedono il protagonista nell'infanzia e poi lo vedono nell'età adulta, per far capire che le prove dell'infanzia sono servite a creare il personaggio. Invece in L'isola di Arturo il romanzo di formazione si blocca nell'infanzia, nell'adolescenza. Quindi non sappiamo se poi questi insegnamenti riescono in età adulta a formare questo personaggio. Racconta l'infanzia di Arturo nell'isola di Procida, e anche qui abbiamo il ruolo che abbiamo visto nella Sicilia, quindi di mito, di età perduta dell'infanzia. È una sorta di favola moderna. Arturo è un orfano di madre e vive appunto nell'isola di Procida con il padre, che è un inglese, solo che il padre viaggia molto, lui vede il padre come una sorta di supereroe, di eroe cavalleresco, e qui però non c'è quasi mai. E quindi Arturo cresce con Silvestro, che è il guardiano dei cantieri, solo che ovviamente cresce così, da solo, senza affetto. Il padre si risposa con Nunziata e nasce addirittura un fratellastro per il quale mostra segni di gelosia. Lui addirittura si innamora di Nunziata, la nuova moglie del padre, che è presso a poco era della sua età, e un giorno la bacia. La bacia e Nunziata però lo respinge, e lui tende il suicidio per questo. E qui abbiamo in questo romanzo, anche per questo è un romanzo di formazione, anche l'iniziazione al sesso, l'esordio, diciamo così. A un certo punto segue il padre e scopre che non è un supereroe, ma è un omosessuale, nonostante Nunziata, nonostante figli. Se vi ricordate, nell'opera di Agostino di Moravia c'è anche questa scoperta dolorosa, lì la madre era una prostituta, qui il padre è un omosessuale, ma la struttura è quella. E quindi c'è questo rapporto difficile col padre, abbiamo un linguaggio
fiabesco, cavalleresco, perché Arturo leggeva i romanzi cavallereschi. E quindi c'è in chiave mitica un tentativo di recuperare l'infanzia, che però ovviamente non è possibile. Gli anni 60 abbiamo detto che non scrive, gli anni 70 scrive la storia. E lei insiste per farlo uscire in edizione tascabile, quindi direttamente economica. È il più famoso dei suoi romanzi, però il più controverso. Abbiamo detto che è stato criticato sia da destra che da sinistra. Anche Pasolini lo recensisce, non mi usciva la parola, in maniera negativa, e narra le vicende di Ida, una maestra elementare di origine ebraica, che poi diciamo fa parte anche del suo autobiografismo. La madre, sua madre era una maestra elementare di origine ebraica, che viene stuprata, oggi non mi escono le parole, perdonate, da un soldato tedesco, e anche qui c'è il diciamo l'idea, insomma, viene presa da Moravia, da un romanzo di Moravia. Ora, perché viene criticato questo romanzo? Viene criticato fortemente perché c'è quasi la negazione della storia. La storia non esiste, esiste solo il racconto, esiste solo la finzione. La storia esiste solo quando viene raccontata. Una sorta di relativismo storiografico che un po' è di moda in questo periodo. Io nel mio canale rispondo molto spesso ad una domanda, diciamo considerazione: la storia è stata scritta dai vincitori. Sì, è vero, ma non crediate che la storia scritta dagli sconfitti sia più vera rispetto a quella dei vincitori. È un'altra storia, ma non in quanto sconfitto è la storia vera, altrimenti la storia veramente non esiste, ed è questo quello che vuole dire la Morante, e per questo viene fortemente criticata a partire da Pasolini. Quindi lei vede la storia soltanto come una lotta tra potenti e deboli. L'ultimo romanzo è Araceli, e nell'ultimo romanzo, un romanzo che non ebbe grande successo, però ritornano tutti i temi, la figura della madre, l'elemento fantastico, e anche qui il rapporto particolare, difficile, tra madre e figlio. E bene o male, come Morante, possiamo concludere. La prossima volta facciamo la Ginsburg. E io vi ricordo che nel mio canale, scusate, nel mio sito www.adrianodigregorio.com trovate tutti i vecchi riassunti, questi prima o dopo ce la farò, ma al momento non ho tempo. E i riassunti sono in PDF, li potete scaricare gratuitamente, senza login e senza niente. C'è anche il gruppo Facebook, le lezioni di Adriano Di Gregorio, se volete, per qualunque cosa. E poi, a proposito di storia, vi ricordo che un paio di mesi fa ho pubblicato il mio ultimo lavoro, il mio ultimo libro, La storia raccontata ai ragazzi. Qui non ce l'ho finito, altrimenti ve lo farei vedere. Comunque è un libricino piccolo, poco più di 100 pagine, che narra le vicende dall'anno 1000 all'anno 2000. Raccontate un po' come faccio, tratto dalle mie lezioni, un po' come faccio io, così in maniera semplice, spero, e diciamo divertente. Basta così. Ciao a tutti!